città di Fragagnano ha avuto modo di offrire al suo pubblico, offrire alla comunità dei momenti importanti di confronto, dei momenti culturali davvero di grande spessore. Ha ospitato anche personaggi molto importanti nel panorama culturale, letterario e non solo. Bene, questa sera permettetemi di dire che ho veramente il piacere, ho l'immenso piacere e il privilegio di poter presentare qui a Fragagnano una figura alla quale devo dire della quale ho sempre nutrito una stima particolare, e non lo dico solo per in virtù delle circostanze, ma perché dovete sapere che quando questa persona svolgeva un ruolo molto importante nel nostro paese, io ero alle prese con i primi esami all'università. E quindi non avrei mai creduto, mai immaginato che un giorno avrei avuto il piacere di sedere addirittura accanto al presidente emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante. Serata d'autore a Fragagnano, una iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Fragagnano, dalla Proloco di Fragagnano, con la segreteria organizzativa di Giuseppe Semeraro. Insegna Creonte. Presidente, lei si è soffermato sul fatto che spesso l'arroganza può condurre il politico, come dire, su una cattiva strada. Il politico può diventare vittima di una sorta di delirio di onnipotenza, quasi che tutto gli sia dovuto. Sì, è importante che il politico abbia il senso del limite, non può fare tutto, deve ascoltare gli altri e può pensare di avere torto. Se pensa di avere sempre ragione, sbaglia. E quindi, se tiene conto, ecco, il terreno dell'umiltà credo che sia la cosa migliore, pensare che si possa sbagliare e quindi riflettere bene prima di decidere. Lei ha fatto un parallelismo tra l'attività del magistrato e l'attività del politico, attività che lei ha svolto, e quindi anche l'umiltà di considerare di poter sbagliare, che non è un sintomo di debolezza, ma è un sintomo di forza, non sentirsi mai certi di nulla. Sì, sapendo che bisogna scegliere prima o dopo, però prima di scegliere evitare di sbagliare, questo è assolutamente essenziale. Questo fa parte anche del lavoro di giudice. Il magistrato deve scegliere continuamente, come il politico deve scegliere continuamente, quindi scegliendo può anche sbagliare. Deve sapere, essere consapevole che l'errore è sempre dietro la porta. In quella circostanza è stato proprio il sacerdote a dare, se mi posso permettere, una bella lezione. Sì, certo. Al magistrato, ce la vuole raccontare? Dunque, si era terrorismo a Torino, un morto, un ferito al giorno, era questo il clima. Era primavera, tardi, per essere le 8 o le 9 di sera. Interrogavo questo sacerdote, che era un cappellano di un carcere, che aveva fatto un favore ad alcuni brigatisti. Dettato da pietà, misericordia, quel però l'aveva fatto, insomma, il giudice purtroppo lo guarda queste cose. E io lo interrogavo, non era ancora, poi sarà imputato dopo, poi sarà anche condannato. Comunque, questo era uno con dei grandi capelli, un po' disordinati, così. Lo interrogai, lui capiva che avevo capito che lui mentiva. Prima di incriminarlo, insomma, volevo andare fino a fondo per capire bene se era vero la mia sensazione. Dopo un lunghissimo interrogatorio, gli do il verbale da rileggere e firmare, lui lo firma, poi mi riceve bene e diceva che un... Vedete, voi pensate di non sbagliare mai, voi giudici, e però l'errore è nel fatto stesso di pensare di non sbagliare, che potete, se avete l'idea che non potete sbagliare, state tranquilli che sbagliate subito. Dovete avere l'idea che si possa sbagliare, perché questo è l'unico modo per esercitare bene le vostre funzioni. E io francamente non avevo tanta voglia di, era la sera tardi. Tenete presente che molti di voi sono giovani, non possono ricordare quegli anni. Si usciva di casa la mattina, non si sapeva che la sera si era tornato a casa. Era questo il clima in cui si viveva. C'era paura delle strade, si stava celebrando un processo importante, non costruire le Brigate Rosse, c'erano i sacchetti di sabbia davanti al tribunale,
con le mitragliatrici. Era una situazione quasi di guerra, insomma. E quindi non vivevi serenamente, facevi il tuo lavoro perché dovevi farlo giustamente, lo facevi con il massimo di impegno, e tuttavia ecco, noi diciamo, finalmente ritorno a casa, poi chissà se ci arrivo a casa, insomma. Quindi in questo clima si colloca questa cosa. E, però io capii che lui aveva delle cose importanti da dire, e quindi stette a sentirlo, parlavo un po' di questo. Mi colpì molto perché la stessa cosa mi è capitata dopo con la politica, che anche nella politica l'errore è sempre presente, e il massimo è l'errore maggiore che puoi fare è di pensare di non commettere errori come giudici. E mi ha colpito questo parallelismo, no, tra il mestiere di giudice e il mestiere di politico. E devo dire che su un momento ho ricordato questo episodio, ha affiorato la mente quando scrivevo questo libro, non era scomparso dalla memoria per tante cose, e però me lo sono ritrovato. Io, ma guarda, quindi lei in quel momento ha pensato forse di aver commesso lei un errore? Ho pensato che forse potevo sbagliare a considerarlo colpevole, sì, sì. Quindi quello è stato un errore. Allora sì, il processo era fatto in modo diverso, non gli contestai nulla in quel momento, sì. Feci ulteriori accertamenti, cioè dopo, quando emerse con chiarezza quello che lui aveva fatto, a quel punto poi fu imputato, legato a giudizio e poi condannato. Sì, quella cosa mi frenò, servì a frenarmi, a farmi capire che dovevo guardare meglio la situazione. Quindi quel sacerdote ha avuto un ruolo importante nella sua carriera e l'ha... Ma guardi, scusi, io preferirei parlare di professione, non di carriera. Nella sua... Sì, lei parla anche, lei fa anche una distinzione. Sì, nel io dico che la politica è una professione, non una carriera. Sì, la politica è una professione, dice il presidente. Professione vuol dire che devi essere preparato. Carriera vuol dire un'altra cosa, che tu lavori lì per andare avanti. E quando lavori per... Guardate, ci sono tanti politici che fanno una cosa per fare poi quella successiva. E sbagliano, in genere sbagliano. Tra la prima e la seconda repubblica mi par di vedere che in questa, chiamiamola seconda repubblica o terza, ci sia molto di questa arroganza di potere. Ma devo dire che, come dire, si tratta molto spesso di politici che non hanno avuto la fortuna di avere maestri e quindi sono un po' degli autodidatti. C'è stato quel cursus honorum, chiamiamolo così. Se non c'è stato questo, non ci sono in giro allo Stato grandi maestri che possano insegnare, questo produce, come dire, degli errori e l'idea che la politica sia pure sempre esercizio di potere, quando invece è esercizio di responsabilità. Per concludere, Presidente, tra alcuni mesi si rinnoverà la prima carica dello Stato, quella del Presidente della Repubblica. Lei potrebbe essere uno di quelli chiamati. Sì, con altri 55 milioni di italiani, tutti quelli che hanno superato i 50 anni. Beh, dico, alla luce della sua esperienza e di magistrato e di Presidente emerito della Camera, perché no? Mai dire mai. No. Ripeto, c'è una fila di 55 milioni, quindi... Comunque, Presidente, ho notato una sua disponibilità, la pensavo un torinese algido, invece... Sono pugliese, non sono torinese. Ovviamente non sono il padrone di casa, sono ospite di questa bellissima piazza che abbiamo recuperato da poco tempo. Mi fa piacere di vedere una platea così numerosa ma anche qualificata. Il 21 d'agosto a quest'ora non è semplicissimo. Questo significa che la rassegna estiva che abbiamo voluto creare insieme a Lucia Traetta, il mio vice sindaco, ma anche alla Prologo di Fragagnano, è una rassegna che insomma è ben riuscita, ha raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Oggi abbiamo come ospite il presidente emerito della Camera, Luciano Violante, magistrato, letterato, autore di numerose pubblicazioni. Il tema di oggi è la politica, per cui siamo, almeno per quanto mi riguarda, siamo particolarmente interessati al contenuto della sua opera, che devo dire ho iniziato a leggere perché ho avuto il privilegio di averne una copia un paio di settimane fa.
un testo molto interessante e soprattutto educativo per chi si approccia alla politica, perché si basa su un concetto al quale devo dire anche io mi sono ho sempre cercato di ispirarmi, che è quello dell'umiltà. Chi esercita il potere, anche se a me non è mai piaciuta questa non è mai piaciuto questo termine potere, mi piace parlare di rappresentanza popolare, rappresentanza della cittadinanza. Chi esercita questa rappresentanza non deve mai commettere l'errore di essere arrogante, ma deve sempre mantenersi in un perimetro di umiltà che gli garantisce sicuramente la riuscita del proprio mandato e del proprio ruolo. Il dottor Giuseppe Fischetti, sindaco di Fragagnano, la presenza qui del presidente emerito della Camera, l'onorevole Luciano Violante, ci ha dato perle di saggezza su quello che dovrebbe essere il ruolo della politica e dei politici. Sì, oggi io direi che più che una presentazione di un libro è stata davvero una lezione universitaria dell'onorevole. Una lectio magistralis. Assolutamente sì, il ruolo del politico nella società e gli errori che il politico deve evitare nell'esercizio del potere, quindi davvero una lezione soprattutto per noi che pratichiamo poi questa professione, come ha detto, come ha precisato l'onorevole Violante, che ha voluto distinguere appunto l'aspetto della carriera da quello della professione, quindi la politica deve essere intesa più come professione in quanto come capacità, non come arrivismo, come benissimo, non come forma di arrivismo, ma come capacità preparazione culturale messa a disposizione della cittadinanza. Potrei dire, non potendo più dare cattivi esempi, cerco di dare buoni consigli, perché, come diceva quella canzone. Dunque, innanzitutto volevo precisare perché Creonte e perché insegna Creonte. Dunque parto dall'Antigone, che è una tragedia di 2400 anni fa, fu rappresentata per prima volta nel 450 avanti Cristo ad Atene, quindi questa tragedia viaggia da 2500 anni. Non so quante cose scritte oggi resisteranno tra 2400 anni, cioè nel 4500 qualcosa, francamente non ho idea. Ma perché ha resistito così? Guardate, è stata rappresentata, penso 15.000 volte, ho visto, dall'Honduras a Salvador, al Giappone, alla Cina, Grecia, dappertutto. Perché? Perché questa tragedia pone a nudo un conflitto. Siamo a Tebe. Tebe nella mitologia è una grande città dalle sette porte. Sette porte voleva dire che c'era tanti carri che entravano e che uscivano, quindi c'era tanta merce che si comprava e si vendeva, città ricca, splendente di marmi, dicono le tragedie. Questa città ha avuto vicissitudini tragiche perché il sovrano di questa città è stato ucciso per caso da uno sconosciuto. Da quel momento la città è precipitata nella crisi. Davanti alla città siede un mostro che la sfinge, che pone un interrogativo a tutti, e chi non risponde esattamente viene buttato giù dalla rupe. In un'altra città vicina a Corinto c'è un ragazzo il quale è in dubbio sulla sua paternità, nel senso che mentre durante un banchetto sente dire un ospite: ma tu non sei il figlio dei re di Corinto, sei un bastardo. Lui va da un indovino e gli dice: ma spiegami io chi sono, e l'altro non gli risponde. Al che Edipo, e questo è il nome, Edipo teme che la notizia sia vera, perché ha sentito dire che c'è una storia per la quale lui avrebbe ucciso il padre e avrebbe sposato la madre. E quindi decide di fuggire da Corinto per sottrarsi a questo destino. Viaggia, a un crocevia famoso c'è un signore importante con un carro, con una biga che corre con i suoi uomini, gli fa segno di spostarsi bruscamente con un colpo di frusta.
Edipo gli risponde violentemente, c'è una rissa e lo uccide. Non sa chi è, continua. Arriva a Tebe. A Tebe la sfinge gli pone l'indovinello. Qual è quella bestia che all'alba, no? Cammina con quattro gambe, al mezzogiorno cammina con due, al tramonto cammina con tre, è l'uomo. La sfinge precipita giù, si uccide, lui entra trionfatore in te. Questa rassegna, serata d'autore, è stata una bella idea. Certo, è una serata culturale che noi abbiamo voluto inserire non solo nel cartellone estivo del non settembre fragagnanese, ma diciamo in tutti gli altri eventi programmati nel resto dell'anno. E ci fa piacere che venga apprezzata e saluto tutti gli intervenuti, che sono tanti, così come diceva poc'anzi il sindaco, per una serata il 21 d'agosto, sono tanti, vi ringrazio. E ringrazio il presidente emerito Luciano Violante per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi stasera a presentare il suo libro. Lucia Traetta, assessore alla cultura del comune di Fragagnano, un momento davvero educativo, questo con tante storie, tanti racconti che ci ha così fatto vivere il presidente Violante. È vero, una serata che fa parte questa delle serate d'autore di un profilo di alto livello culturale con il senatore emerito Luciano Violante. Stasera ha presentato il suo libro Insegna Creonte, è un libro di grande valore che porta a riflettere su se stessi, sugli errori in genere che commette chi si approccia alla vita politica, ma non solo. Io credo che gli errori individuati nell'esercizio del potere da Luciano Violante servano pure nella vita sociale, nella vita di tutti i giorni. E poi è importante, ha delineato lui la formazione del politico, che non è nozionistica, ma delinea l'importanza del carattere, che è quello del rispetto dell'altro, rispetto delle opinioni, delle istituzioni, e che ha un valore importante nella vita di tutti i giorni, non solo, ma anche nella vita politica. Io penso che i comportamenti sono molto più importanti, specie di chi è in vista, come chi esercita funzioni politiche, sono i suoi comportamenti che orientano i comportamenti degli altri. Voglio dire, se un politico si comporta in modo sguaiato, insultandosi, aggredendosi, e il cittadino poi più o meno capisce che si fa. Se i politici hanno un comportamento corretto, rispettoso, eccetera, inducono a comportamenti diversi. Io dico sempre che ci sono due etiche in politica, l'etica della persuasione e l'etica della imposizione. L'etica della persuasione è quando tu operi per persuadere ed eventualmente farsi persuadere, quindi ascolti, rifletti. L'etica dell'imposizione si fa così e basta. Ecco, l'etica dell'imposizione porta molto spesso all'errore, perché in genere non tieni conto del contesto complessivo, no? Pensi di sapere già tutto, quindi poter decidere. L'etica della persuasione credo che sia la cosa più importante. E poi devi persuadere anche te stesso. Se fai il giudice, devi magistrato, devi persuadere te stesso che stai facendo la cosa giusta. E finché non sei persuaso è meglio aspettare, no? Non essere superficiale. In politica è un po' lo stesso. Meglio aspettare un giorno per prendere una decisione, quando si può aspettare, non sempre, ma quando si può aspettare, piuttosto che prendere una decisione affrettata di cui poi dopo devi pentirti. Nunzia Di Giacomo, presidente della Proloco di Fragagnano, la Proloco ha puntato su questo evento, sulla presenza, sulla presentazione del libro del presidente emerito Violante, e come momento culturale e come momento portatore di valori etici. Sì, questa sera si conclude il ciclo delle serate d'autore programmate nell'ambito della rassegna Non solo settembre fragagnanese 2021, e abbiamo voluto concluderlo attraverso la presentazione dell'ultimo saggio del presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante. Un saggio che ha tanto da insegnare, che si ispira ad una delle più belle tragedie di Sofocle, l'Antigone,
Fanfani, che ha tanto da insegnare a noi lettori del XXI secolo, proprio perché le tragedie greche hanno questo carattere di universalità. E poi un saggio a cui, che è una sorta di manuale a cui dovrebbero rifarsi tutti coloro che si accostano alla politica, quindi da consigliare. Che poi mia moglie mi disse, un po' scherzando, in studio, avevamo uno studio con due scrivanie, una di fronte all'altra, no? E c'era una finestra, come dire, dalla parte mia e una finestra da parte di Giulia. Lui fece mettere il vetro blindato solo da parte mia, perché praticamente l'importante è che non beccassero me, per il resto era meno rilevante la cosa. E comunque, voglio dire, abbiamo questa dimestichezza e rapporti. Io ho imparato moltissimo lo spirito di sacrificio. L'ho imparato da loro, lo spirito di sacrificio, perché quando uno fa queste cose, capite, senza guadagnarci nulla, rischiando soltanto la pelle, vuol dire che ha fede. E poi guardate, questa è una parola che non si usa più. Io sto scrivendo adesso una cosa per Pertini, che ricorre un anniversario della sua nascita, e l'11 sono a Genova per ricordare la figlia di Pertini. Pertini usa spesso la parola fede. La mia fede politica. E quelli erano compagni che avevano fede politica, molto più di altri di dirigenti. Cosa succede nella vita di un politico? Ma il politico, vedete, esistono coloro che hanno svolgono funzioni politiche, no? di ogni tipo, quindi erano. Succede questo, che quando quel politico comincia a esercitare un potere piccolo o grande, come Creonte appunto, e a un certo punto si affeziona, no? Si affeziona. Gli piace. Ed è giusto così, poi è chiaro che è importante. Che vuol dire? Cosa vuol dire esercitare un potere? Influire sulla vita degli altri. Governare bene una città vuol dire... influisci, no? Sulla vita. Governare male vuol dire che comunque influisci sulla vita. Chi esercita potere, grande, piccolo, piccolissimo, grandissimo, comunque ha una funzione di condizionamento della vita altrui. Giuseppe Semeraro, operatore culturale, si è occupato della segreteria organizzativa di questa serata d'autore con il presidente emerito della Camera, l'onorevole Luciano Violante. Semeraro, le sue sensazioni, una persona disponibilissima, e ci ha illuminato sui valori etici e dell'attività di magistrato e dell'attività di politico. Ma con il presidente Violante ormai da alcuni anni c'è questa stretta collaborazione, questa stretta amicizia. Mi onoro di questa amicizia, la sua disponibilità durante l'estate, quando lui, come tutti sappiamo, soggiorna nella bella città di Martina, accetta i nostri inviti, gli inviti che delle amministrazioni con cui io collaboro. Quindi anche questa sera ho fatto questa bellissima tappa nella città di Fracagnano. Devo dire che in questi anni ha sviluppato la sua attenzione sotto il profilo culturale, questo è un merito che devo dare all'amministrazione del sindaco Giuseppe Fischetti, dell'assessore Lucia Traetta e della presidente della Proloco Nunzia Di Giacomo. Beh, il presidente questa sera ha fatto una bella lezione di buona politica, distinguendo la politica come esaltazione di una professione, perché poi essere professionale della politica significa essere competenti, ha detto, no? Noi invece siamo abituati nelle nostre parti a guardare la politica come gestione mero del potere. Consentimi una battuta, speriamo che non la tagli. Siamo liberi e riportiamo tutto, dalla A alla Z. Che invece dovrebbe ascoltare la buona politica la città capoluogo, che in questi anni ha gestito soltanto il potere, diciamo, come metodo vecchio, non portando la città a una proiezione di sviluppo. Noi ormai, diciamo, posso anche espormi, siamo a conclusione del mandato di questo sindaco, e che ritengo che non ha testimoniato una professione di una buona politica, ma ha gestito il potere tentando di accontentare tutti, ma trascurando essenzialmente le periferie. È un fuori tema per questo evento, ma visto la tua grande capacità di ascolto e no, di... ma è giusto, ognuno esprime la propria opinione. Sì, chiaramente. Abbiamo parlato di politica, e quindi è giusto anche far rientrare questa riflessione. Dovrebbe ascoltare il sindaco di Taranto, diciamo, questa lezione laica che ha fatto il presidente Violante. Anche perché, Semeraro, io, a differenza di altri giornalisti locali, non taglio nulla.
No, vabbè, io l'ho detto a te perché so che sei molto intelligentemente provocatore. Molto buono. Intelligentemente provocatore anche nei confronti sui temi importanti, tipo l'ambiente. Non ricordo bene quella visita fatta qualche mese fa dal segretario del PD, non so fino a quando, perché non so, dopo che perde le elezioni a Siena, non so se sarà più segretario del PD, ma chiusa questa parentesi, che è un mio taglio politico, diciamo, devo dare atto alla tua capacità di professionista, la tua televisione libera e senza padroni, che dai voce a tutti. Grazie. E questa sera ancora una volta hai dato una lezione di buona politica e anche per educare la professione, perché la politica deve essere anche una professione, una buona professione. Devo ringraziare anche il sindaco Fischetti, la presidente della Proloco Lucia, che stanno investendo in questa industria culturale nella bella comunità di Fragagnano, quindi stiamo continuando a crescere con queste belle iniziative. Auguri anche a te e buon lavoro, buon rientro. È già stato detto tutto, però a nome mio e dell'Associazione Prologo io vorrei ringraziare il Presidente Violante che questa sera ci ha onorato della sua presenza e in tal modo abbiamo voluto concludere le serate d'autore che abbiamo programmato all'interno della rassegna Non solo Settembre Fragagnanese. Quindi le abbiamo concluse questa sera con un ospite autorevole, il Presidente Violante, Presidente della Camera Emerito della Camera dei Deputati, nonché attualmente Presidente della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. E ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e a questo punto consegneremo al Presidente Violante un dono che rappresenta la nostra terra, del vino primitivo. Ah, allora abbiamo... Presidente, lei questa sera tornerà a casa con una bottiglia di primitivo... Sì, ma lo bevo quando arrivo a casa, se non ci arrivo. Sì. È di là, è di là. Oh, grazie. Signori, grazie.